la foto di rito, la Damorra funziona perfettamente, tanti paranza del Megavete, i nostri grandi amici, abbiamo gradito molto la loro musica, grazie. Grazie, grazie e complimenti. Antonio Castaldo, Gennaro Velotto, Raffaele Cepollaro, Raffaele Gianniti, Francesco Maione. Prendiamo il presidente Ciro Secondulfo di venire qui sul palco, grazie. Antonio Fimiani, Gerardo Tuorto. Ecco il nostro grande Raffaele Cepollaro, grazie per la partecipazione, grazie e complimenti. Maione, Francesco Maione, grazie. Grazie, complimenti. Gerardo Tuorto, per delega, consegnato a suo amico, significata 108 e 38. Complimenti e grazie per aver onorato la manifestazione. Con 104 e 59. Complimenti. Vi facciamo l'augurio al suo compleanno. E anche il suo compleanno, auguri. 22 anni portati benissimo. Complimenti anche per la Mise, è riuscita a cambiarsi in un lampo. Sta sotto la luce, non ci vede. Ecco il suo premio, un premio in natura, come lo spirito di questa manifestazione. Grazie, grazie. La terza classificata, Maria Bozza, con il tempo di 57 e 56. Grazie Maria Bozza. Il presidente Ciro Secondulfo la premia e le rende l'omaggio di questo nutrito cesto di vino. Il presidente Antonio Serafonte dell'associazione musicale, lo preghiamo di venire qui sul palco per premiare la seconda classificata, Sara Galli, che si è piazzata con il tempo di 56 e 48. Complimenti e grazie di essere intervenuta. Questo. Ecco il pacco in bene in natura per la seconda classificata. Dulcis in fondo, la prima classificata, Teresa Galano, con il tempo di 48 e 31. Complimentissimi, grazie. Ha onorato questa manifestazione. Per lei un premio natura molto simpatico. Un fantastico prosciutto al primo posto, molto sostanziosi questi premi, è vero? Speriamo che chi ha ricevuto bottiglie di vino vorrà condividerle con gli amici. Ma anche il prosciutto. Nicola Buonocore, con il tempo di 42 e 28. Grazie, complimenti. Siamo giù, no? Sì, ci mettiamo giù e ci facciamo la foto di gruppo. Quarto classificato, il signor Giovanni Roberto, con il tempo di 42 e 22. Terzo
terzo classificato, Gennaro Pappalardo, 41,10. Riceve dal presidente Ciro Secondulfo un cesto di bottiglie di vino molto nutrito, penso che dovrà condividerlo necessariamente con gli amici, altrimenti questi tempi non li ripete più. Al secondo posto Gaetano Dentato, 39,22 secondi. Per lui un cesto di vino e formaggi viene premiato dal nostro direttore Biagio Esposito. No, e il vincitore di questa bellissima corsa con un tempo straordinario, Adolfo Squitieri, il tempo è 36,15. Grazie e complimenti, grazie per aver donato la corsa. Riceve dal presidente dell'ente Biagio Esposito un robusto prosciutto. Grazie. A questo punto vi invitiamo gli atleti per la foto di gruppo. Anche le donne. Rinnoviamo tutti i ringraziamenti, innanzitutto senza un ordine di preferenza ma di gratitudine al ristorante La Sorgente, alla gelateria Gelatopoli, a BD Funghi, al supermercato Gennarì, alla... nonché alla macelleria Borgo del Casamale, a tutti gli sponsor che sono intervenuti, a tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione. C'è la consegna delle due maglie CSI. CSI e Sebastiano Annunciata. Sebastiano Annunciata dell'associazione Vincenzo Esposito di Sopra di Suliana. Gira la me indosso la maglietta. C'era un dubbio tra lui e il nostro caputo, ma la realtà è questa qua. Grazie, complimenti. Complimenti. Il dottor Maurillo, ci vuoi dire qualche cosa? No, ti chiedo un po' contrariato. No, 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 assolutamente, sei contento? Siamo contenti tutti, grazie a tutti. Buonasera.